Guelfi o Ghibellini, Montecchi o Capuleti, Pandoro o Panettone. La nostra penisola è ricca di rivalità molto molto aspre, ma ce n'è una che ancora la insanguina. Ma si dice Caballeros o Caballeros? La pronuncia corretta ovviamente è Caballeros, anche se non nego che Caballeros abbia quel fascino proprio delle parole che ti riempiono la bocca. Quest'anno il trio, formato da Paperino, José Carioca e Pancito, compie ben 75 anni, passati principalmente a cantare, ballare, provarci con le tipelle latine e sparare a cose, persone o oggetti. Ripercorriamo insieme le principali tappe di questa rocambolesca carriera. Una realtà un po' triste che riguarda Paperino è che non è che abbia tutti questi amici con cui interagisca abitualmente. Infatti lo vediamo per lo più confrontarsi con i suoi parenti. C'è Paperone che è lo zio, Paperoga e Gastone che sono i cugini e i nipotini che sono i suoi nipotini. In quanto a amici però possiamo citare Pippo e Topolino per lo più in passato, Bum Bum Ghigno e Archimede però nelle storie di Corrado Mastantuono principalmente. Alcuni universi ben particolari come quello di Paperino, Paperotto o PK, oppure se vogliamo ci possiamo mettere dentro anche Meo Porcello, che sarebbe il suino che appare insieme a lui nel suo corto d'esordio La gallinella saggia. In realtà però quando si parla di veri amici di Paperino ho sempre considerato suoi soci solo José Carioca e Pancito Pistoles, che insieme a Paperino formano il trio dei Caballeros, una sorta di controparte disneyana dei Tre Moschettieri, una banda di avventurieri allegri, cacciaroni, un po' guasconi, dotati di una virilità genuina e non sessista. Ma i Tre Caballeros non rappresentano solo un gruppo di amici, ma sono addirittura la concretizzazione della fratellanza dell'intero continente americano, con Paperino che è un cittadino medio statunitense, ossia al nord, Pancito Pistoles, un galletto messicano al centro e José Carioca invece un pappagallo brasiliano al sud. Negli anni in cui il mondo si apprestava ad affrontare la nube scura del secondo conflitto mondiale, il trio dei Caballeros nacque proprio per favorire l'unione e l'amicizia tra i vari stati del continente americano. Ma prima di parlare di fratellanza, amicizia e unione, immergiamoci nel torbido, nella divisione, nella crisi, nello scandalo. Non vedete l'ora, è Zabette. 1940. Esce nelle sale Fantasia, un film molto azzardato e sperimentale che sicuramente sarà oggetto di un altro video. Fantasia, per una serie di motivi, fece un pesante buco nell'acqua al botteghino e spinse gli studi Disney in acque agitate. Tra le maestranze aleggiava il malcontento. E nel 1941, durante la lavorazione di Dumbo, si verificò un terribile sciopero degli animatori che paralizzò la compagnia di Walt. Nel frattempo, in Europa era scoppiato il secondo conflitto mondiale. Poco prima che anche gli Stati Uniti entrassero in guerra, il presidente Franklin Delano Roosevelt volle curare una politica di buon vicinato con gli stati dell'America Latina, visto che alcuni coltivavano rapporti con la Germania e si voleva evitare che entrassero nella sfera di influenza dell'asse. Quindi Nelson Rockefeller, coordinatore degli affari interamericani, propose a Walt Disney di partire per una sorta di tournée nell'America del Sud, in veste di ambasciatore degli Stati Uniti. Venne scelto proprio lui perché già al tempo era popolarissimo e i suoi film erano abbastanza universali e diffusi da trasmettere il giusto messaggio di fratellanza ai popoli delle Americhe. Gli studi Disney, come ricorderete, avevano i loro problemi con gli animatori scioperanti. Quindi Roy Disney, fratello di Walt, uomo logico, razionale, quadrato, accettò al volo la proposta del governo, pensando che la lontananza del fratello avrebbe giovato al clima generale. E in effetti fu proprio così che andò. Walt raccolse armi e bagagli e intraprese questo viaggio in America Latina insieme a una ventina di fidati collaboratori. Con il capo lontano, le cose agli studios lentamente tornarono alla normalità. La vacanza al sud durò qualche mese e se ne trova una testimonianza nel documentario molto bello Walt Yale Gruppo del 2008. In questo viaggio gli artisti visitarono i vari stati, ricevendo tra l'altro un'accoglienza molto calorosa e buttarono giù bozzetti e pensieri per nuove storie animate. Il primo risultato di questa esperienza fu il classico Disney più corto in assoluto, Saludos Amigos, del 43. Sostanzialmente è un diario di viaggio che dura circa una quarantina di minuti e che alterna delle riprese reali a dei cortometraggi ispirati a delle zone dell'America Latina, ma non siamo qui per parlare di Saludos Amigos. E quindi perché ne sto parlando? Perché il meglio riuscito di questi cortometraggi, secondo me, è Aquarela do Brasil, dove fa per la prima volta la sua apparizione un pappagallo brasiliano di nome José Carioca. È il primo storico incontro che darà vita al gruppo dei Tre Caballeros. Saludos Amigos sfonda il botteghino, soprattutto nei paesi
omaggiati nella pellicola, ma anche la critica lo accoglie in maniera piuttosto positiva. Addirittura lo storico cinematografico Alfred Charles Richard Jr. ebbe a dichiarare che Saludos Amigos fece di più per unire i popoli delle Americhe più di quanto non avesse mai fatto il Dipartimento di Stato in oltre 50 anni. Walt Disney è ringalluzzito da questo risultato che non si aspettava e mette in cantiere un secondo film latinoamericano, ossia I Tre Caballeros. I Tre Caballeros è un film molto particolare, che vive di momenti diversi, cambi di ritmo, cambi di tema, cortometraggi più classici inseriti all'interno di una struttura ampia, sequenze in tecnica mista, exploit psichedelici esagerati, numeri di sperimentazione sinergica tra suono e immagine, stacchetti musicali, stacchetti demenziali, insomma è un bel mischione di cose, un bel mostro di Frankenstein. È un film che può risultare un po' noioso, alcune sequenze musicali sono un po' ridondanti, per alcuni la scena finale è lisergica, diciamo così, è un po' troppo lunga e interrotta bruscamente. A causa di tanti motivi, alcune parti non sono invecchiate proprio benissimo. Insomma, ci sono un po' di questioni su questo film che possono variare a seconda del gusto soggettivo. A me è un film che è sempre piaciuto moltissimo, nonostante ne riconosca i difetti, perché ha un fascino tutto suo che nessun altro classico Disney può vantare. Io l'ho sempre considerata come una sinfonia che vive di momenti diversi, di ritmi, tempi, a volte va in forte, fortissimo, altre volte adagio e diventa una melodia dolce, lenta, da cui lasciarsi trasportare. Un po' come Bahia. Siete mai stati a Bahia? Ci sono tantissime cose di questo film che secondo me sono eccezionali, ma che spesso scivolano in secondo piano in quanto sono molto diluite all'interno della struttura del film. Questo è il primo lungometraggio in cui Paperino è assoluto protagonista e inizia con un pacco per il suo compleanno pieno di regali da parte di alcuni suoi amici sudamericani. Questo è il pretesto da cui prende le mosse il film, che è un package film, ossia un film collettivo, senza una trama unitaria, una struttura lineare, come era stato per esempio Saludos Amigos prima e come saranno diversi altri film, come, non so, Lo Scrigno delle Sette Perle, prima di Cenerentola nel 1950, che è la data in cui si ritorna a fare dei lungometraggi di stampo fiabesco e con una trama che ha un inizio e una fine. Ognuno dei regali di Paperino dà vita a un segmento diverso del film. La prima parte è molto tradizionale e ci presenta due cortometraggi, uno dedicato a Pablo, un pinguino freddoloso, e l'altro a un asinello volante. Entrambi intrattengono, ci sono delle buone gag e delle buone animazioni, ma nessuno dei due brilla particolarmente. Subito dopo arriva il regalo di José Carioca e insieme a lui arriva anche il bordello. Ci sono un paio di stacchetti interessanti anche a livello di animazione, molto espressiva e che rende perfettamente l'interpretazione dei personaggi. È in questa parte centrale che si concentrano le mie tre sequenze preferite del film. La prima è quella dedicata alla presentazione di Bahia. Ci vengono mostrati diversi scenari della città, molto suggestivi per quello che riguarda i colori e le ambientazioni scelte, accompagnate da questa musica lenta e dolce e dalle parole emozionate di José Oliveira, doppiatore di José Carioca. È un momento quasi intimo in cui il ritmo rallenta, che ho sempre trovato veramente veramente poetico. Subito dopo c'è un altro dei miei momenti preferiti, ambientato proprio a Bahia, dopo che Paperino e José pigliano questa sorta di circumvesuviana che li porta direttamente nella città brasiliana. La scena in questione è quella in tecnica mista, in cui i due volatili hanno a che fare con Aurora Miranda che canta circondata da bei maschioni. Il viaggio del trenino è molto interessante perché si può notare tantissimo il contributo artistico di Mary Blair, una pittrice in forza allo studio Disney che ne influenzerà tantissimo l'estetica soprattutto sul finire degli anni 50, con i suoi sfondi stilizzati, geometrici, le tinte piatte e i colori pastello. La scena in tecnica mista, invece, nonostante oggi si noti qualche limite, è veramente ben realizzata, divertente e può vantare un accompagnamento musicale veramente eccezionale, con il bellissimo brano Oskin Din de Yaya. Ma c'è un'altra canzone che secondo me è addirittura superiore, ossia quella che accompagna l'apice del film, l'arrivo di Panchito Pistoles, galletto messicano dal grilletto facile e terzo caballero. I Tre Caballeros fu realizzato dopo un ulteriore viaggio latinoamericano, questa volta più breve e incentrato sul Messico, che era stato un po' tralasciato in Saludos Amigos. Infatti dall'arrivo di Panchito in poi, il film si focalizza molto sul Messico, diventando un po' ridondante e sbrodolone. Ma l'arrivo di Panchito e la riunione, finalmente, di questi tre personaggi, di questi tre amici, di questi tre fratelli, che cantano la loro canzone, la canzone in cui dicono chi sono, assolutamente l'apice del film, senza se e senza ma. We Are the Three Caballeros è una canzone straordinaria, trascinante, allegra,
che celebra non solo la grande fratellanza tra i tre pennuti, ma anche quella tra i popoli che rappresentano. L'animazione si lega perfettamente alla musica, donando un'interpretazione dei personaggi magistrale. Il trio dei Caballeros però non si limita al film del 1945, ma appare in dei camei in altre serie come House of Mouse e DuckTales 2017. Non solo, a Paperino, José e Panchito è stata anche interamente dedicata a una serie abbastanza carina, ossia The Legend of the Three Caballeros. A mio modesto parere però il trio non ha più dato il meglio sul grande schermo ma bensì sulla carta stampata, infatti i tre guascogni hanno vissuto tantissime avventure a fumetti, per lo più molto dimenticabili, tranne che in due straordinari casi, nel 2000 con I Tre Caballeros Cavalcano Ancora e nel 2005 con I Magnifici 7-4 Caballeros, entrambe scritte e disegnate da quel genio che è Don Rosa. Queste storie secondo me sono fondamentali e bellissime, penso che non solo un appassionato dei Caballeros dovrebbe leggerle, ma in generale qualsiasi appassionato di Paperino. Chi vuole bene a Paperino deve leggere queste due storie qua. Perché? Perché Paperino finalmente vive delle avventure in cui è trattato da degli amici veri come loro pari. Quindi non ci sono Zio Paperone che gli sarà sempre superiore in tutto e la cui presenza è abbastanza ingombrante, che lo tratta con arroganza e sufficienza, o nemmeno i nipotini che, per quanto gli vogliano bene, o sono delle pesti che lo fanno penare, almeno nelle storie di Karl Barks o in tantissimi altri autori, oppure sono delle giovani marmotte efficientissime che sanno qualsiasi cosa e quindi sono un po' saputelli, come lui ovviamente non sarà mai. In queste storie di Don Rosa, Paperino insieme ai Caballeros viene finalmente esaltato e valorizzato e riscopre il valore di una vera amicizia fino a ritrovare un sorriso per troppo tempo smarrito. In chiusura di video, tre chicche. La prima è che nel testo originale della canzone Panchito definisce il gruppo dei Caballeros gay Caballeros, perché all'epoca ovviamente gay non stava a significare solamente le persone omosessuali, ma significava gaio, felice, allegro. La seconda chicca è che i doppiatori originali di Paperino, José Carioca e Panchito Pistoles, hanno ridoppiato anche altre versioni internazionali della pellicola, anche quella italiana, quindi se riguardate il film e ci fate caso si sente chiaramente. Ma di Paperino! Sei mai stato a Bahia? No. But tell me, Donald, have you ever been to Bahia? No. La terza chicca è che i Caballeros in realtà sarebbero dovuti essere quattro. Ebbene sì. Il quarto Caballero si sarebbe dovuto chiamare Pancho e avrebbe dovuto essere un galletto cubano amante dei sigari in un sequel dei Tre Caballeros dal titolo Cuban Carnival. Però purtroppo I Tre Caballeros non andò troppo bene al botteghino e quindi il progetto viene immediatamente accantonato. Dunque io per stavolta ho finito, spero di aver reso giustizia a uno dei miei classici Disney preferiti in assoluto, perché questo era il film di Paperino, quindi io da piccolo l'ho sempre amato. Fatemi sapere voi cosa pensate di questo film, cosa vi piace, cosa non vi piace e soprattutto ragazzi, scassate il cazzo a Mino Sannino perché ci deve fare assolutamente una sua cover della mitica canzone, io la amo, We Are The Three Caballeros. Per forza, bisogna farlo. Mino Sannino, facci questa cover, per favore. Te lo chiediamo tutti, mi raccomando scrivetegli in direct, intasategli la casella di posta, qualsiasi cosa, taggatelo. Scassate il cazzo a Mino Sannino. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata di Piume Animate.